Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Ministro Di Maio, Ministro degli Esteri del Movimento 5 Stelle. Buonasera, benvenuta Daniela Preziosi, giornalista del Nuovo Quotidiano Domani. E buonasera, bentornato Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Allora, sapete tutti, campagna elettorale ancora fino a mezzanotte per regionali referendum. Di Maio alza la bandiera del taglio dei parlamentari, ma la partita vera la sta giocando il Movimento 5 Stelle, che decide nelle regioni, nei fatti, se vince la destra o la sinistra. Subito dopo la pubblicità. Di Maio, oggi il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio invita gli elettori dei 5 Stelle in Puglia e anche in Toscana, che come sappiamo sono due regioni in bilico, a votare la loro lista, quindi il Movimento 5 Stelle, ma il candidato presidente della sinistra, ovvero Emiliano Egiani. Anche lei è favorevole al voto disgiunto? Guardi, io come ho sempre detto sono leale ai nostri candidati, ai nostri candidati presidenti, però io mi sono dimesso da capo politico a gennaio di quest'anno, da allora non ho gestito più le elezioni e la configurazione del movimento alle elezioni, ma queste regionali andavano gestite diversamente. Spero che nel 2021 sulle grandi città si possa traslare la coalizione di governo al governo delle grandi città come Napoli, Milano, Torino, Roma, Bologna e riuscire ad attuare il programma di governo anche a livello di città così importanti. Adesso siamo in ritardo, come eravamo in ritardo le ultime due settimane prima della presentazione delle liste, in cui si discuteva quale candidato del PD sostenere. Questo è un discorso che va fatto con un tavolo nazionale di coordinamento. Arrivati a questo punto, io ovviamente sono leale ai nostri candidati. Ecco, ma lei capisce un elettore del Movimento 5 Stelle che decide di seguire il consiglio di Marco Travaglio per il voto disgiunto? Guardi, io le dico che ovviamente non sono uno che pensa che agli elettori bisogna dire che cosa debbano fare. Io credo che gli elettori decideranno loro a chi affidare la sanità della loro regione, perché voglio dirlo a tutti i cittadini, il 95% del bilancio di una regione, delle tasse che pagate, è sanità. Decidete voi a chi mettere tra le mani le chiavi dei vostri ospedali, sì, però, domenica e lunedì quando andrete a votare. Mi scusi, Ministro Di Maio, però c'è un problema molto semplice, che il Movimento 5 Stelle e i suoi elettori possono fare la differenza, ovvero far vincere la destra o la sinistra. Questo è il vero punto e la vera partita in gioco, perché immagino che anche lei non pensi che Susanna Ceccardi, candidata della Lega in Toscana, e Gianni, candidato del centro-sinistra, siano uguali. Guardi, io come ministro ho dovuto lavorare con tutti i presidenti di regione in questi anni che non erano della mia forza politica. Cerco sempre di assicurare la massima lealtà a tutte le cariche istituzionali di questo Paese, ma parlare oggi di disgiunto o altri temi vorrebbe dire per me non tenere fede ad una rassicurazione che ho dato a tutto il movimento, che è quella di essere leale ai nostri candidati presidenti, che sostengo convintamente. Poi io avrei gestito diversamente queste regionali, perché in sei regioni andiamo divisi su cinque, addirittura in alcune regioni la coalizione di governo è divisa in tre, e questo ovviamente secondo me non fa bene al Paese, perché dal governo facciamo delle politiche, quelle politiche le dobbiamo gestire a livello regionale in maniera orientata, e lo possiamo fare se per esempio nel 2021 sulle grandi città riusciamo a fare un accordo complessivo. Quindi il vostro reggente Crimi non ha fatto molto bene, mi pare che lei lo abbia detto in modo abbastanza esplicito. Daniela Preziosi, come Ma ci arrivano i 5 Stelle a queste Vito elezioni? Crimi, guardi,
Sì, Vito Crimi ha fatto sicuramente tutto il possibile. Serve una leadership legittimata, non reggente adesso. Certo, ci potevate pensare prima, mi viene da dire, siccome lei è un esponente molto influente nel Movimento 5 Stelle, forse qualche parolina da dire ce l'aveva anche lei, no? Beh, non potete dare la colpa a me adesso che non sono capo politico da 8 mesi, altrimenti in questo paese ogni volta che c'è da dare una responsabilità al Movimento 5 Stelle è sempre mia, anche quando non riscopro ruoli direttivi del Movimento. Questo secondo me è ingiusto. Allora, Daniela Preziosi. Ci arrivano divisi con un po' di difficoltà interne, vorrei dire come un partito normale, qualcuno potrebbe anche dire meno male, insomma, quindi con una crisi di crescita o di cambiamento sicuramente, e bisogna vedere se riusciranno con queste elezioni. Ci sono due corni in queste elezioni, le regionali di cui stavi parlando, che presentano il problemino, che se i 5 Stelle riescono a prendere qualche voto rischiano di far sconfiggere i candidati del Partito Democratico, quindi di indebolire il governo da una parte, e invece con la grande scommessa del referendum, se la vittoria del sì sarà piena potranno, diciamo, rivendicare almeno qualcosa, se la vittoria non sarà piena credo che avranno un grosso guaio a casa. Cosa sarebbe una vittoria piena al referendum, ministro Di Maio? Che percentuale dovete ottenere voi che sostenete il sì? 50% più uno, come in tutti i referendum senza quorum. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari e per questo chiediamo ai cittadini di votare sì. Siamo il paese in Europa col numero di parlamentari eletti più alto. Abbiamo la possibilità di passare da quasi 1000 a 600 con un sì domenica sulla scheda elettorale. Questo è un passo verso la modernizzazione dell'Italia, poi dovremo fare altre riforme, la riforma elettorale, dovremo parlare di altre riforme istituzionali, dice anche il ministro Franceschini, però è un sì che sta unendo le forze politiche, perché sia la Lega che Fratelli d'Italia che PD hanno votato sì e indicano il sì come il Movimento 5 Stelle, non è un referendum nostro, noi speriamo di ottenere questo obiettivo per l'Italia e speriamo che i cittadini facciano la loro parte, perché c'è anche un risparmio di 300.000 euro al giorno, che non sono tanti ma sono uno spreco a nostro parere. Allora Beppe Severnini, come ci arriva Di Maio a questa partita elettorale, che partita sta giocando? Ma ci arriva non come capo politico, come l'ha detto anche lui, ma certamente come uno dei più influenti, se non il più influente, di un partito. Cioè era un movimento che si è mosso ed è diventato un partito, è stato appena detto. Un partito che ha cambiato idea su quasi tutto. L'onorevole Di Maio, il ministro Di Maio, sa benissimo di aver cambiato idea, ma su tutto. Sulla TAV, sul doppio mandato, sui vaccini, sull'Europa. E per fortuna, io mi ricordo, sono andato a vedere, ma non glielo rinfaccio, nel senso che è successo un po' a tutti, loro sono state medaglia d'oro sul cambiamento di idee, però ha cambiato idea Conte, ha cambiato idea il PD, ha cambiato idea Renzi, ha cambiato idea Salvini, non parliamone, quindi non sono stati gli unici. Noi elettori siamo lì a assistere a questo straordinario spettacolo di varietà in cui tutti dicevano una cosa. Ministro, una sola gliene dico, sono stato a vedere ottobre 2018, lei diceva questa Europa tra 6 mesi sarà finita, era negativissimo, adesso è un ministro degli esteri consapevole che l'Europa è molto importante per noi e io posso dire ma per fortuna che avete cambiato idea, sia chiaro. Quindi arrivano come un partito in una sorta di adolescenza, sono un partito adolescente perché non sono più ragazzi, non sono più bambini, scusa. Però devono diventare ancora grandi, il passaggio è complicato. Ho apprezzato la sincerità quando dice che si presentano le regionali in maniera un po' approssimativa. Il referendum devono vincere proprio nettamente e anche quello non è proprio un trionfo, quindi è un passaggio, penso che è il passaggio di un movimento diventato partito che adesso ha bisogno di tempo per crescere e diventare quello che è, secondo me è sempre stato, un partito con la pancia più a sinistra che a destra, anzi con la pancia a sinistra. È un partito con la pancia a sinistra, Di Maio, il vostro movimento, insomma. Come io credo, credo che il movimento mantenga la sua identità post-ideologica, però posso dire... Cioè che non siete né di destra né di sinistra, anche adesso con queste regionali...
Lei insiste nel dire che non siete né di destra né di sinistra? Io credo che le vecchie categorie siano state superate anche da molte forze politiche che si ritenevano appartenenti alla destra e alla sinistra, tant'è vero che parlano sempre più di centro, di area moderata. Ma detto questo, vorrei dirle una cosa. Lei è testimone del fatto che quando mi sono candidato capo politico e premier alla fine del 2017, sono stato io a dire per il movimento che non era più tempo di uscire dall'euro e che l'Europa ci serviva. Il movimento è stato determinante nelle elezione di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, con 14 voti e lei è stata eletta per 9 in più, e grazie a quello nel cosiddetto programma della Presidente von der Leyen sono entrati il salario minimo orario e tanti altri punti importanti come la revisione del Trattato di Dublino. Questo obiettivo del regolamento di Dublino, questo è un processo che noi portiamo avanti da anni. Poi ci sono alcune cose che non siamo riusciti a fare, su cui non è che abbiamo cambiato idea, ma abbiamo preso il 33%, non abbiamo il 51%, e quindi alcune cose al governo non siamo riusciti a farle, ma condivido il fatto che l'Europa sia importante. Fatemi dire una cosa su questa storia del partito. Insomma, diciamo che almeno sul fatto di poter governare sia con la destra che con la sinistra, su questo avete cambiato un po' idea, allora, diciamo, però... Sicuramente sulla lealtà del centrodestra c'è molto da dire, perché Salvini ha fatto cadere un governo dopo che aveva detto che sarebbe durato 5 anni. Infatti io non parlo più con lui da oltre un anno, perché è caduta e decaduta la fiducia reciproca che avevamo. Detto questo, sulla questione voglio dire una cosa, sulla questione movimento, partito. Il tema vero è che serve un'organizzazione al Movimento 5 Stelle, perché sta governando la settima potenza mondiale, si deve radicare sul territorio, bisogno di un'organizzazione ben radicata. Non lo so come diventerà il movimento, ma ha bisogno di evolversi e ha bisogno di strutturarsi. Io non sono di quelli che dice torniamo alle origini, perché tornare indietro significa essere ancora più destrutturati, che un movimento al governo del paese che deve aiutare la gente sui territori a risolvere i problemi, che deve portare avanti delle iniziative sui territori per aiutare le persone sul lavoro, le imprese e le tasse, ha bisogno di un'organizzazione. Senti, Beppe Grillo ha le idee invece molto chiare su cosa deve essere già da oggi il Movimento 5 Stelle, cioè deve fare un'alleanza strutturale con il Partito Democratico, dice Grillo, per evitare il declino del paese e per evitare l'avanzata delle destre. Lei è d'accordo e fate definitivamente parte di un, chiamiamolo, un campo progressista? Non lo so di che campo, però le posso dire che io sono d'accordo con Grillo quando dice che liberale, democratico, progressista. Guardi, le spiego, poi lei sintetizza, io le spiego che cosa penso, che in questo momento su alcuni progetti importanti come l'ambiente, come la digitalizzazione, come la sostenibilità, come il lavoro, il sostegno alle imprese, l'abbassamento delle tasse, dobbiamo continuare con questo governo, con questa coalizione di governo, e a livello locale dobbiamo provare insieme a governare gli enti locali. Questo non lo so che campo è, ma le posso assicurare che se abbiamo 209 miliardi di euro da spendere del recovery fund che abbiamo ottenuto in Europa, è bene che a livello territoriale li si spenda insieme su progetti che guardino ai prossimi 20 anni dell'Italia e non ai prossimi 20 giorni per Chiaro. I ballottaggi. Questo è molto importante per quanto mi riguarda. Allora, Daniela Preziosi, tutto chiaro, e apro un altro capitolo, che è quello di Alessandro Di Battista, suo grande amico, no, ministro Di Maio. Ecco, Di Battista ha attaccato duramente in Puglia il candidato uscente, presidente uscente del PD Emiliano, e stasera è a Bari in queste ore per sostenere la candidata Grillina. Allora, qual è il vero obiettivo di Di Battista? Riprendersi. Lo dovete chiedere a Di Battista. No, no, prima lo chiedevo a Preziosi e pensavo poi lo chiedo a lei. Una domanda a me, vi chiedo scusa. Ministro, adesso lo stavo presumendo io, però anche la sua risposta era interessante, sì. Nel caso è riprendersi un altro il partito, il movimento che diventa partito con tutte le declinazioni che diceva prima il ministro, ma evidentemente un partito, un'idea con un'altra natura. Non c'è mistero, mi sembra che adesso il ministro lo stia dicendo chiaramente, ha detto poco fa che lui ritiene che il governo
governo debba andare avanti e debba essere forte. Oggettivamente, se Emiliano dovesse perdere, la parola non porta danno, e se anche in Toscana si dovesse perdere, oggettivamente il governo sarebbe più debole, anche se ho sentito che voi siete molto convinti che potete andare avanti in ogni caso, ma io credo che questo non sia nelle vostre possibilità, ovviamente. Quindi mi sembra questo il tema, Ministro. Ministro, glielo voglio proprio chiedere. Se succedesse questo, queste sconfitte che sono nell'ordine delle possibilità in queste ore, oggettivamente Conte e la vostra maggioranza, ma Conte sarebbe più debole, voi sareste i principali responsabili di questo? Guardi, io ho già detto che queste regionali andavano gestite diversamente. Detto questo, però, mi posso anche permettere di dire qui che non solo in maggioranza non crediamo che le regionali avranno un effetto sul governo, ma anche nell'opposizione. Ora, Salvini e Berlusconi hanno detto che queste regionali non avranno un effetto sul governo. Ministro, mi scusi, la interrompo solo un secondo. Ministro Di Maio, perché la Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ha detto poco fa che se vincesse il centrodestra alle regionali, Mattarella dovrebbe riflettere. E quindi forse per l'opposizione farebbe sì una grossa differenza. Beh, c'è un'opposizione spaccata, e poi mi permetto di dire che al Presidente della Repubblica se riflettere o meno non glielo deve dire qualcun altro, lo decide il Presidente della Repubblica Mattarella, e questo soprattutto lo dovrebbero sapere i patrioti, quelli che tengono al Paese, o sedicenti patrioti. Senta, fa piacere da un partito ministro, che ha chiesto Ministro Di Maio, le voglio solo chiedere una domanda ancora su Alessandro Di Battista, perché io ero rimasta che voi eravate grandi amici e marciavate insieme, uniti. È cambiato questo, visto che la visione di quello che deve essere il movimento è molto diversa? Di Battista non pensa che voi dobbiate continuare a governare con il PD e addirittura finalizzare alleanze solide, strutturali a livello territoriale, a livello locale? Guardi, io ovviamente prima ho risposto dicendo dovete chiederlo ad Alessandro, perché ovviamente io non parlo a nome suo. Io credo che l'attuale governo, al di là delle alleanze di coalizione, sia il governo Conte. E il Presidente del Consiglio Conte lo abbiamo espresso due volte noi, l'ho negoziato io quel nome due volte in due governi. Ora, questo governo per me deve andare avanti come per il Movimento 5 Stelle deve andare avanti. Non ho mai sentito Alessandro dire il governo Conte deve cadere, deve finire. Poi tutte le discussioni che ci possono essere internamente, ben venga, e non sono una novità. Io ho fatto il capo politico per 2 anni e mezzo e ricordo bene, le discussioni erano sempre all'ordine del giorno, le varie anime. Ciò che penso io però è che un movimento che governa la settima potenza mondiale, ed è un movimento e forza politica di maggioranza relativa in Parlamento, il gruppo di maggioranza relativa deve necessariamente organizzarsi e darsi una leadership forte, poi plurale, ma singolare. Di Battista non sarebbe lo so, un buon lo leader insieme. Di Battista sarebbe un buon leader e sarebbe anche un leader forte? Prima parliamo di quello che deve diventare il movimento dal punto di vista organizzativo e soprattutto degli obiettivi. Noi abbiamo tante persone in questo momento che hanno paura, non sanno che futuro li aspetta, e noi gli dobbiamo dare delle certezze soprattutto sulle tasse, sul lavoro e sugli aiuti ai commercianti e alle imprese che se la passano davvero male in questo momento. Beppe Severnini, ci sarà ancora da aspettare un bel po' allora per capire cosa deve essere fare il movimento, per avere una leadership forte? Rispondo io alla domanda su Di Battista. No, credo che non sarebbe un buon leader, perché secondo me non ha la struttura proprio politica e anche l'atteggiamento per farlo. Bisogna avere un sacco di pazienza per fare il leader politico. Lui mi sembra che sia più, mi ricorda i leader del movimento studentesco quando eravamo ragazzi, ecco. E quindi questo è un giudizio antropologico oltre che politico. Volevo dire una cosa: penso che comunque vadano le regionali, che sono d'accordo non sono state gestite bene dalla maggioranza. Il governo reggerà per un motivo, perché il grande negoziato con l'Europa è stato gestito da questo governo e da Conte. Io non credo che siamo così sconsiderati da smontare
un governo in questo momento, con la pandemia che sta rientrando e tornando in alcuni paesi, anche in Italia, e lo direi lo stesso ci fosse un altro governo, sarebbe veramente da incoscienti in questo momento. Quindi Mattarella non ha certo bisogno dei consigli miei o di un altro, è una cosa molto evidente, già che ho qua il ministro degli esteri e un esponente importante di questa maggioranza, dico mi raccomando, spendeteli bene, ricordate che noi questo paese ha disperatamente bisogno di reti e sulle reti si costruisce tutto. Lei in questo momento è al sud, io sono a Pordenone, qui le cose al nord e al nord-est e in Lombardia vanno meglio, ma quando si dice che un italiano su quattro non ha internet è molto sbilanciato. Gli svantaggiati sono soprattutto al sud, e come si fa a fare il telelavoro e tutte le lo smart working di cui parliamo senza una banda larga? Ci sono posti in Italia dove c'è la E sul telefono ancora adesso, io ho girato tanto, ecco. Allora, e se a Genova non arriva l'alta velocità, le reti, sulle reti si costruisce il futuro, non sparpagliateli, perché anche voi, il reddito di cittadinanza, ma ne parliamo dopo, la tentazione di comprarsi il consenso ce l'avete tutti e mica solo voi. È proprio della politica tutti. E della politica di tutti i paesi, quella italiana. Mi raccomando. Io aggiungerei, ministro Di Maio, e le do subito la parola, le reti e la sanità. La sanità italiana deve essere pronta per una nuova ondata che sta cominciando. Non è che bisogna essere scienziati per capirlo, basta guardare l'aumento del numero dei contagi. Ora, Zingaretti ve lo ha richiesto anche oggi, ve lo chiede di continuo, di non dire no ai soldi del MES. Invece voi e anche lei insiste e dice che mai il Movimento 5 Stelle darà il via libera per ricorrere ai soldi del cosiddetto fondo salva stati, ma le sembra sensato, visto che la sanità italiana ha bisogno urgente di nuovi fondi, proprio anche per far fronte a una seconda ondata della pandemia? Aggiungo che oggi lo ha chiesto anche il capo del sindacato della CGIL, Maurizio Landini, ha chiesto proprio di utilizzare il MES e mi pare che fosse rivolto esattamente ai 5 Stelle. Ministro. Io vorrei dire una cosa prima di tutto sulla sanità. L'ho detto prima sulle regioni e ci credo fermamente, gran parte dei fondi della sanità sono in mano alle regioni e quindi i governatori delle regioni gestiranno in una grande pandemia come quella che stiamo vivendo gran parte della nostra sanità. Per quanto riguarda i fondi alla sanità, tutte le volte che ce n'è stato bisogno in questa crisi, abbiamo fatto 100 miliardi di euro di scostamento, li abbiamo dati alla sanità quando ce n'era bisogno e il Ministro della Salute è colui che gestisce dal punto di vista degli interventi sulla sanità tutti gli interventi straordinari. In questo momento il Ministro della Salute ci dice, e io stimo pienamente Roberto Speranza per il lavoro che sta facendo, ci dice che i numeri dei posti in terapia intensiva e le strutture sono adeguate per la pandemia. Quindi non c'è bisogno dei soldi del MES, scusi, tradotto, non c'è bisogno dei soldi del MES, è quello che sta dicendo. Aspetti, le voglio dire questo, certo che c'è bisogno di soldi, ma infatti abbiamo fatto un negoziato in Europa che abbiamo vinto, che ci porta a 209 miliardi di euro. Sì, ma quelli arriveranno dopo i soldi del MES, quindi potrebbero arrivare tardi per la sanità. Ma questo è un tema in questo momento che ci vede impegnati già nella legge di bilancio. Qualsiasi soldo, qualsiasi fondo vada investito nella sanità, lo dobbiamo scrivere nella legge di bilancio entro dicembre 2020. Quindi il lavoro che si fa in questi giorni è quello dei soldi del recovery fund per appostarli nel 21 lì dove servono. Ma quando abbiamo avuto bisogno di fondi della sanità, abbiamo fatto gli scostamenti di bilancio e li abbiamo investiti. E al momento a me non risulta che ci sia un'emergenza, almeno poi ovviamente il Ministro della Salute e il Governo in generale che lo deve appurare come il MEF ed altri ministeri, ma a me non risulta che in questo momento ci sia un'emergenza di cassa per la sanità italiana. Beh no, lei ci ora, sta dando una buona notizia, vuol dire che siamo pronti per una nuova ondata. Guardi, io su
Ovviamente siamo più pronti di prima per una nuova ondata pandemica, che ovviamente scongiuriamo tenendo le norme di sicurezza. Infatti siamo il paese che ha i contagi più bassi d'Europa, tra i più bassi d'Europa. Però in questo momento si sta parlando di lockdown in alcuni stati, e alcuni stanno in lockdown. Però i dati di oggi sono in aumento e anche l'Istituto Superiore di Sanità ci mette in guardia. Senta, Ministro, quando lei nel 2018 impose, tra virgolette, il Premier Conte, ovvero Conte come Premier, si immaginava che sarebbe diventato molto più popolare di lei? Beh, questo ovviamente è anche, come dire, nei cicli della politica, e Giuseppe Conte ha dimostrato, da neofita della politica, di saper amministrare quel ruolo. Lo dico da ministro degli esteri, io vedo negli altri capi di Stato il rispetto che c'è per il Premier Conte. Sono d'accordo con chi prima diceva, in questo momento storico, dopo che abbiamo ottenuto il negoziato, siamo in una crisi economica, abbiamo 209 miliardi da spendere, l'Europa ce li ha dati anche per l'affidabilità che attribuisce a questo governo, c'è qualcuno che lo vuole far cadere, forse perché quel non qualcuno lei, vuole di mettere sicuro, le mani no. su questi 209 miliardi di euro. Non lei di sicuro, come scrivono tutti i retroscenisti. Guardi, per quanto mi riguarda, questo governo deve andare avanti e deve fare le cose in fretta e bene. Sulla spesa dei 209 miliardi di recovery fund, sullo spenderli bene, molto dipenderà dai cosiddetti soggetti attuatori, perché noi a Roma scriveremo i progetti, ma molto dipenderà dai comuni, dalle regioni e da tutti gli enti attuatori sul territorio che dovranno spenderli. E su questo servirà molta trasparenza, ma soprattutto serviranno delle norme che consentano di superare, capire, l'acce, l'acciuolo e la burocrazia serviranno dei bravi amministratori. Una cosa rapidissima, è vero che lei è moroso sui pagamenti della piattaforma Rousseau di Casaleggio, e il Movimento 5 Stelle dovrebbe affrancarsi da Casaleggio, dovrebbe essere autonomo, avere una struttura indipendente? Guardi, ovviamente io non sono moroso, c'è tempo fino a fine settembre per tagliarsi, per restituire la rata di taglio dello stipendio che noi ci tagliamo come parlamentari del Movimento 5 Stelle al di là delle leggi. E lo dico perché noi chiediamo il taglio dei parlamentari tagliando già gli stipendi ai nostri parlamentari. Spero che poi, dopo il taglio dei parlamentari, con il sì che voteranno gli italiani, potremo tagliare gli stipendi anche a tutti i parlamentari, risparmieremo ancora più soldi. Poi posso dirle una cosa su Rousseau. Questa è una piattaforma digitale, io le regole di ingaggio tra il Movimento e Rousseau le conosco bene perché le ho scritte da capo politico nel 2017, quando abbiamo costruito la nuova architettura dello Statuto. Credo che Rousseau cambierà in base alle esigenze del Movimento, ed è per questo che io parlo di una leadership forte, magari plurale, perché in questo momento il Movimento deve affrontare delle sue sfide interne per essere utile ai cittadini ancora di più. Poi Rousseau, come tutte le altre entità che girano intorno al Movimento, si dovranno adeguare, ma non lo dico come sfida contro qualcuno, è naturale che sia così, il primato sta nelle decisioni politiche e poi gli strumenti si adeguano in base alle esigenze politiche. Questo è quello che sta dicendo, anche Casaleggio dovrà adattarsi, anche perché ma molti dei suoi colleghi sono un po' contro Davide, lo dico semplicemente perché è sempre stato così. Casaleggio. Posso dire una cosa? Ma farete un congresso con delle piattaforme, diciamo, opposte, con, come si fa nei congressi normali, con una, due leadership che si confrontano? Cioè farete un congresso, scusi la parola, un congresso democratico? Guardi, io spero che siano stati generali il più ovviamente partecipati possibile. Benissimo, ma con, due, con delle possibile. Scelte opposte, così vi conterete e ci sarà... Guardi, questo sul metodo lo deve chiedere a Vito Crimi. Ovviamente io, non essendo più capo politico, che però non ha entro fatto in questi bene le regionali. Anzi, mi sono dimesso proprio per non entrare nell'organizzazione degli stati generali. E allora, scusi, e a che titolo lei incontra Draghi? Fuori da questo. Scusi Ministro, se mi permetto, ma allora se lei si è dimesso... Sono il Ministro degli Esteri italiano. Ah, quindi Draghi, Letta, lo incontra a titolo di Ministro degli Esteri?
Beh, guardi che è un ministro degli esteri che sta seguendo il negoziato europeo sul Recovery Fund, è anche giusto che incontri Mario Draghi, che è una delle persone che ha maneggiato tutti questi strumenti per decenni. Quindi chiaro, è bene incontrare lui, come è bene incontrare tutti gli altri che rappresentano le istituzioni italiane o le hanno rappresentate in passato a livello europeo. Beppe Severgnini, secondo te il ministro Di Maio per chi tifa? Per Trump o per Biden? Ma se ha buon senso per Biden, io spero che il nostro paese, lui è il ministro degli esteri, capisco la difficoltà in questi momenti, però qui non stiamo parlando di un tradizionale democratico contro i repubblicani, abbiamo un presidente in carica che non ne fa più perché non ce n'è più da inventare, uno si domanda veramente il suo equilibrio personale e mentale in questo momento, lui non lo può dire perché fa il ministro degli esteri, ma chiunque lo veda da fuori, compresi moltissimi americani, sì, e io sono molto preoccupato di come andrà a finire in ogni modo, perché noi italiani continuiamo a darci addosso e la nostra autocritica qualche volta è eccessiva e autolesionistica. Per esempio ci dimentichiamo che noi litighiamo e quanto abbiamo litigato tutti, vero Ministro? Però in Italia non c'è violenza politica, là ci sono da una parte, soprattutto a destra, ma ormai sta arrivando anche dall'altra parte, gente che c'ha il mitragliatore a tracolla e qua arrivano delle elezioni, c'è gente che dice che non accetta i risultati. Io quindi credo che bisogna sperare in Biden, che non è niente di speciale, però è certamente un ritorno a un'America più affidabile, per noi importantissima, perché noi siamo sposati con l'America, come loro con l'Europa e l'America, abbiamo fatto tanto insieme, speriamo veramente, 4 anni sarebbero, l'Europa si ricompatterebbe con un nuovo Trump e non mi preoccupa questo aspetto, diventeremo ancora più europei, già accaduto negli ultimi 2 anni, ma davvero Trump sarebbe una pessima notizia, un nuovo Trump per l'America e per l'Europa. Vorrei sapere l'opinione del ministro, che non me la può dare, ma voglio vedere in che modo non me la dà. È interessante. Ministro? È interessante questa considerazione. Ovviamente da ministro degli esteri sarebbe folle interferire con le elezioni degli Stati Uniti. Ma altri 4 anni di Trump sarebbero per l'Italia e per l'Europa in generale rassicuranti, auspicabili o no? Guardi, decideranno ovviamente i cittadini americani, e noi col Dipartimento di Stato americano abbiamo lavorato sempre benissimo. Posso dirle che nell'epoca Trump, nell'epoca dei dazi, nell'era Trump, nell'era dei dazi, l'Italia è sempre stata tutelata col suo Made in Italy. Quindi noi lavoriamo col Dipartimento di Stato, con il Ministero degli Esteri, ho un ottimo rapporto con Mike Pompeo, affrontiamo i dossier internazionali insieme, decideranno gli Stati Uniti, che come diceva Severgnini, resteranno gli Stati Uniti in ogni caso il nostro principale alleato e soprattutto il nostro principale mercato esportatore di Made in Italy fuori dall'Unione Europea. Va bene. Quindi ricordiamoci sempre che le nostre imprese hanno un forte legame con quel mondo. È una bella risposta dal ministro degli esteri, che noi capiamo ovviamente molto bene. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché intanto l'Europa sta dando segnali importanti di cambiamento anche sulla questione dell'immigrazione. Il punto. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen ha annunciato l'intenzione di abolire il Trattato di Dublino, cioè quel sistema che assegna ai paesi di primo approdo la responsabilità di accogliere i migranti in attesa che la loro richiesta di asilo venga approvata. Un sistema che negli ultimi anni ha scaricato il problema delle migrazioni via mare sulle spalle di Italia e Grecia. Von der Leyen pensa a quello che ha chiamato un nuovo forte meccanismo di solidarietà. La settimana prossima ne conosceremo i contenuti, ben sapendo che la questione infiammerà l'Unione. La cosiddetta solidarietà obbligatoria a cui sta lavorando la Commissione non sembra infatti accettabile da quei paesi che fino a oggi hanno rifiutato anche la solidarietà volontaria, in particolare Polonia e Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. È un'incognita anche la posizione dei paesi scandinavi, tradizionalmente più aperti all'accoglienza dei rifugiati, ma meno propensi a un sistema d'asilo comune. La difficoltà di definire una politica migratoria europea, dovuta ai veti incrociati degli Stati, incoraggerà le iniziative unilaterali dei singoli governi, come sta accadendo nei rapporti con la Turchia, la Libia o la Tunisia.
Per l'Europa è stato più facile prendere una decisione storica come il debito comune che dare una risposta condivisa alle migliaia di esseri umani che bussano alla sua porta. Siamo in chiusura, grazie Ministro Di Maio e ovviamente buon lavoro, in bocca grazie al lupo. Grazie a voi. Grazie Daniela grazie. Preziosi, grazie, grazie Beppe Severnini. Ricordo il tuo nuovo libro che è già in classifica, Neo Italiani, un manifesto pubblicato da Rizzoli. Grazie spettatrici e spettatori, linea Diego Bianchi al suo Propaganda grazie. Live con ospiti da Don Ciotti a Chiara Valerio, Memo Remigi e altri, quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.